tutti siamo dentro un conflitto che è, porta a una aporia. L'aporia vuol dire che non c'è soluzione. È per questo che poi alla fine siamo impotenti, non c'è soluzione. In che cosa consiste questa aporia? Aporia vuol dire un sistema di presupposti che fa in modo che noi ragioniamo in modo che i nostri ragionamenti portano in due direzioni, una opposta all'altra, nessuna delle due porta alla soluzione. In cosa consiste? I due fondamentali bisogni psicologici sono l'appartenenza, quindi la comunità a cui appartengo, uno. L'identità, l'originalità. Io sono parte di una comunità, ma non mi confondo. Sono distinto, ma ne faccio parte. Allora, questo tema, comunità, identità o appartenenza, quando c'è questo conflitto, noi siamo esposti alla struttura fobica. Bisogna saperlo. C'è una patologia che è collettiva. In cosa consiste questa struttura fobica? È che quando io appartengo mi sento annullare, perché devo conformarmi e per conformarmi devo tradire me stesso. Quindi io mi sento soffocare. Ecco, e allora cosa faccio? Cerco di realizzare chi sono. Ma per realizzare chi sono devo combattere la comunità e quindi di solito divento un esule, me ne devo andare. E quindi divento isolato. Dove io posso fare esattamente quello che mi pare. Oh, mi prendo un appartamento per conto mio, me lo dipingo di gialla, pallini verdi e poi ci metto una serie di simboli sessuali ovunque, perché questa è la mia originalità. Vado, mi apro un negozio porno e nel retrobottega faccio un traffico tra omosessuali, algerini e tunisini e con transessuali anche. Poi chiamo dei nani bosniaci, che tutto, e questa è la mia rivalsa nei confronti di una comunità oppressiva. Lì dentro finalmente mi sento rinascere. Ma sì, ma per quanto? Dopo che ho visto il nano bosniaco per 15 giorni, 20 giorni fare vestito di giallo, col negrone che invece balla il tango succhiando una prugna. Cioè, alla fine, certo, sono molto diverso dalla mia comunità. Mi guardo e ho, finalmente sono riuscito a mettermi un perno di qua, un perno di una vecchia Volkswagen, che mi attraversa il cranio. Qui c'è la vite, qui c'è un bullone. Sono l'unico al mondo che è riuscito a farlo senza avere danni cerebrali. Mi è costato carissimo. Apparenti danni cerebrali. Sono riuscito, ho questo pezzo di ferro così non ce l'ha nessuno. Tutti mi ammirano perché sono originalissimo. No? In più ho un chiodo sul pene che è talmente profondo che mi è ancorato sul femore sinistro. Però io, che siccome voglio essere originale e voglio provocare invidia agli altri, dico che l'amore come col chiodo nel pene incazzato nel fegato è una cosa delirante che non potete manco immaginare. Dell'SD. Ecco, quando io riesco a far credere questo un mio nucleo di fans che mi vogliono carpire i miei segreti, conquisto il mio spazio di potere e quindi narcisisticamente mi risistemo. Ora, dopo 2 o 3 anni di questa vita, non pensate che viene a mancare qualcosa? Un giorno una voce, nei sogni soprattutto, no? Vi verranno delle angosce, vi sentite persi, che cacchio di vita è sta qua, no? E allora che faccio? E allora leggo qualche bella scrittura, qualche bel romanzo, Coelho, bisogna leggerli tutti, quelli di Coelho, fondamentali. Hai visto quanti soldi fa? Cioè, scrivete così. E allora improvvisamente sento una passione tremenda per il focolare. Voglio mettere su una famiglia, mi cerco. Cerco una donna che non lo fa, me lo fa rizzare nemmeno se mi ubriaco con mezzo quintale di cocaina dentro, cioè non c'è niente da fare, però io so che devo tornare a casa, va bene, torno a casa, tolgo il chiodo dal pene, lo tolgo dal femore e faccio quello che è un'eiaculazione precoce in base ad immaginazioni che ho visto su internet e però mi sento a casa, cioè non ho mollato tutto il resto
sto già dentro la comunità, faccio conoscere questa donna a mia madre, che per la prima volta dice: oh, finalmente hai trovato una donna, questa è per te. Io non la amo per nulla, però quindi mia madre la può amare, perché mia madre è chiaro che mi vuol tenere con sé tutta la vita. Che cazzo mi ha messo al mondo a fare? Per avere un conforto, che certo mio padre non gli dà. Quindi io devo crescere avendo un'altra donna, ma questa donna non deve essere una donna, deve essere una che proprio non mi attiva per nulla. Poi per mia madre, se vado a fare qualche bordello, pazienza, l'importante è che mantenga quella fedeltà, no? E questo è l'amore materno normale. Cioè, dopo un po' che sto lì, mi piglia la nostalgia del nano bosniaco. Poi vado a fare un corso e solo dopo 10 anni vengo a sapere che c'è dietro Scientology, cioè che mi ha rubato i soldi. Quindi sviluppo finalmente quella che mi ci voleva, la struttura paranoide, e così è la mia vita. Non si può vivere così, ragazzi, non è possibile. Si può fare la comicità su cose del genere, ma noi vivere così no. Allora vediamo cosa possiamo fare. Dunque, noi siamo fatti dalla comunità, però questa comunità, se è patologica, ci distrugge. È chiaro che dopo cerchiamo di scapparla. Se io sono in una famiglia in cui i genitori cercano di realizzarsi attraverso di me, castrandomi appena sono piccolo, è chiaro che un tentativo di sperare che fuori sia meglio lo faccio, no? Ecco. Ora, se però la comunità è una comunità animica, cioè di persone veramente interessate al bene, soprattutto al bene di ciascuno e dei più piccoli, la massima attenzione sui più piccoli, perché i più piccoli sono quelli che vengono imprintati. Quando io appartengo a una comunità in cui semplicemente per essere lì vengo apprezzato, valorizzato e visto nelle mie caratteristiche, mi si dice: vedi, tuo fratellino è più grasso, più magro, o quell'altro è biondo mentre tu sei nero, oppure non mi si dice: lui sa bene la matematica, te non ti entra in testa. Queste competizioni non ci sono, perché se io non sono portato per la matematica, magari sono portato per un'altra cosa, ecco. Quindi ognuno viene valorizzato per le sue caratteristiche. Sviluppiamo quelle intelligenze che hanno gli ippopotami, che hanno avuto tutti gli animali. Nel senso che è ovvio che i genitori sani si occupano di far fiorire le qualità dei figli, creando le condizioni. È ovvio. Allora, figli così di una comunità, che cosa provano nei confronti della comunità? Hanno ricevuto tutto, hanno ricevuto la vita, hanno ricevuto il sostegno, hanno ricevuto il riconoscimento. Si sono sviluppati pienamente, sono felici di essere al mondo. Che cosa gli viene da fare nei confronti di chi l'ha preceduti? Di restituire, ma è ovvio, perché sono felici dentro, perché hanno amore per sé, ovviamente, perché essendo diventati originali, essendosi sviluppati pienamente, provano gioia nella loro vita, non si alzano con l'incubo di dover passare una vita che non è la loro, facendo lavori da schiavi. E quindi tendono a essere, appunto, a restituire. Come? Con la loro gratitudine, con la loro generosità. Quindi si mettono al servizio. Ora, questa non ci vuole molto a capire che l'umanità del futuro. Ma è che ci vuole molto. Lo hanno capito tutti i grandi uomini, l'hanno sempre saputo. Fino adesso non siamo riusciti a realizzarla, se non in qualche rarissimo momento. Però questo è il comunismo ideale, è la società cristiana ideale, è il buddismo ideale. Coincidono tutte queste cose, il nucleo della religione è questo qua. Amatevi come io vi ho amato. Cosa vuol dire? Io sono più grande, sono figlio di Dio, perché l'ho già fatto sto passaggio, vi ho amato tutti e voi potete imparare a amarvi, amando il prossimo vostro come voi stesso.